Se la metto velocissima a fare che gli riesca. Perfetto, allora quale modalità vogliamo giocare? La risata, la burla, lo scherzo, la comicità all'italiana, l'accademia del divertimento. Da Drake, una domanda tecnica, stai disegnando con la cazzo cosa di tavoletta? No. Ah, molto bene, perché lo sai che me ne accorgo se stai usando la tavoletta grafica, eh? Ah, perché dovrei guardare... Va bene. Perfetto, mamma mia, non pensavo di farlo così bene. Secondo me sarebbe una miniatura di video perfetta, cioè ci sono io così... Allora, inizio io. Poldo si caga addosso, no, poi no, mangia tutto. Fermati e io voglio spiegare. Qua sono in un letto di ospedale perché mi è presa una brutta cosa. Faccio la cacca che tramite un tubo finisce nel cesso. E poi mangio tutta quella, la scena nel mio tavolo. Per me era un cesso da gaming. No, il cesso da gaming! Io adesso scarico tutto. L'album di Resta. Zitto, follower! E io ho disegnato i tuoi 5 fan. Bastardi, fate la sub. Mi hai fatto con il cappellino con la visiera girata. Cosa c'ho? 16 anni? Perché poi i miei follower sono dei mattoni con le mani ai piedi? Prossimo album, Drago Davide 95. Andrars gioca a leggenda. Oh, ma sei fissato! Poi perché c'ho il logo di Polymer, ce l'ho davanti, di lato, dietro. Qualsiasi prospettiva mi si disegna, c'è sto logo di Polymer. Che ne pensate? No, Dani, ma che cos'è? Dai, ci sta. No, ragazzi, questo non è divertente. Io chiederei alla chat di Andrars, per favore, fategli capire che queste cose non vanno bene. Per e poi il disegno dove sto giocando ad Arceus, cioè uno schermo rosso con scritto Arceus. Album di Poldo, Abruzzo 2. Ah, ecco. Oh, fatto bene l'Abruzzo 2. Io ho detto Milano 2, non lo so, non ho visto l'1. Perché io ho vestito da Milan? Ragazzi, vogliamo fare una modalità nuova? Quella animazione, cioè solitario. Realizza un'animazione in 5 frame. Facciamolo. Crea il primo disegno dell'animazione. Quindi dobbiamo fare 5 frame, tipo più o meno da animare. Però facciamo una giornata tipo di Dlarz. Allora, questo è il mio letto fantastico da 800 euro. Questo sono io morto nel letto, che sbavo tutto. Mazza, quanto dormo storto. Beh, un orario in cui sto ancora dormendo fattibile. Nice. Oggi però mi sono svegliata alle 13, sto migliorando. Io alle 7, Dani. Alle 7? Ma perché tu vai a scuola? E io pure quando andavo a scuola mi svegliavo alle 7. Mo tocca a te, hai capito? Giovanotto. Io le ho già fatte le scuole. Tu da Drake le hai già fatte le scuole? No. Ecco perché sai solo disegnare ma non leggere e scrivere. Non dovete prendervi tutto il giorno. Io faccio cagare. Muoviti resta! Fatto, sorry. Okay. Allora, il letto lo ridisegniamo qui, ovviamente, perché qua mi sto solo alzando dal letto. Qui l'orario lo cambiamo perché per alzarmi ci metto un pochino. Quindi dalle 13.30 si sono fatte. Probabilmente mi sono svegliato, ho aperto Instagram, ho trovato un messaggio in privato dove uno mi diceva ciao Dlarz, ti ricordi Don Marco? E quindi l'ho bloccato. Adesso nuova immagine, quindi quella di sotto non mi serve più. Perché ora sono qui con le belle gambe divaricate e non sto partorendo. Ho sempre il telefono in mano, sono scontento perché ho realizzato che è un'altra giornata in cui mi sono svegliato. E ovviamente sono seduto sul cesso. Di prima mattina? Sì, fra io appena mi sveglio ci sto pure 40 anni al cesso. E comunque deve essere fatta in 5 passaggi, ma io in 3 sono ancora al cesso. Allora, qui eccomi al computer che guardo robe. Questi sono i miei due schermi. Ci sono sempre io annoiato dalla vita. Cosa potrà mai andare storto? Se sono entrato alle 2:30, sono al computer per le 5:30. Ok. Ma ti sei già addosso? Più volte resta. Come più volte? Più volte. Sì, perché la prima la faccio al bagno, la seconda me la faccio in cucina mentre faccio la piadina e la terza me la faccio proprio davanti al computer. Ah, ma è già ripartito. Allora, questo è l'ultimo, L'ultima? Eccomi di nuovo con il letto, pronto a dormire. Nel letto mi ci sono messo già tipo alle 3, ma ovviamente non sto prendendo sonno manco per il cazzo. Una giornata soddisfacente, mi sono svegliato, ho cacciato, sono stato al computer e sono tornato a dormire. Come al solito. Era proprio, hai presente quando sei piccolo all'elementare? La maestra ti dice cosa vuoi fare da grande. Io immaginavo proprio questo. Vediamo un po'. Eccomi qui nel letto che sbavo. Sono le 13.30 e sono nel pieno del sonno. Eccomi qui alle 2:30 un'ora dopo, ancora nel letto, ma stavolta guardo TikTok. Ed eccomi qui sul cesso, guardo ancora TikTok. Eccomi al computer. Mentre sono al computer guardo anche un po' di TikTok col telefono a volte. E infine nel letto a guardare TikTok in attesa della nanna. Ecco la Dlarz giornata. Ti svegli, incontri un pirata? Ma chi è quello? Ma chi è? A caso. Ma tu nel frattempo dove sei andato? Cioè, ti hanno pagato solo per apparire nella prima vignetta, poi non c'era abbastanza budget. Sì, costavo 20 euro per frame. Vabbè, resta, mi puoi spiegare dettagliatamente questa presentazione mentre scorre? Ho sbagliato.
Va bene così, ma mi basta. Vabbè, adesso vedremo il solito drago Davide che ha dovuto flexare le sue doti artistiche. Però sì, lui non sì, è andato all'artistico, quindi è un truffatore lui. Via. No, Pikachu scorreggione! No. Sta cagando! No! Madonna, quanto ci ha messo? Perché ha quattro panel per far uscire uno stronzino. Oh, si è pure addormentato. Guarda come fuoriesce. Bellissima, questa la adoro. Se la metto velocissima... Se la metto velocissima pare che gli riesca. Quale facciamo? Speedrun. No! Stavo per scrivere tipo: se usi la tavoletta per fare questo disegno sei scemo. Così se usciva da Grey è uscita a me. Se questo è... No, non c'è. Non ho fatto in tempo a scrivere. Da Drake, quanto sei triste. Però hai comunque usato la tavoletta. Io stavo per scrivere che chi la usava era stupido. Sei stupido. Davide Dracchia non sa cosa disegnare. In effetti. Ah, LOL è stupido. Ma poi c'è le... sembra un Pokémon. Sembra Mega Swampert. Che c'ha le braccia grosse e il resto piccolo. Drarz è nudo come la Venere. Allora ero io. Allora ero io! Drago Davide 95. Drarz alla Games Week. Oh, ma sono proprio il vostro soggetto preferito? Sì, eccomi qui. Volevo... Allora, contando che non ho fatto in tempo a finire il fumetto, facciamo una guess tra voi tre su cosa avrei potuto dire ai fan dietro la transenna. Leo. Bentornati Ovetti. Certamente bentornati Ovetti. Drarz parla. Alla fine era solo questo. Sesso! Sono proprio io e i miei argomenti. Sembro un ananas. Altra modalità, quella segreto per farci tiltare di brutto. Madonna, non si vede neanche la frase che scrivi, quindi devi stare pure attento. Ragazzi, voi non la potete sapere la frase? La frase era: da Drake si piscia addosso. Ma perché devo sempre uscire io come soggetto? Allora, aspetta che qua devo stare attento. Secondo me è uscito... Guarda, non mi esprimo. No, cos'è? È Fede che dice "The Night Vista". Che robetta. No. Frederick mostra cose a Dena. Oh, che robetta, vai che robetta, oh. Inizio io. Da Drake si piscia addosso. Si piscia addosso. Mega F. Ma poi si è pisciato blu. Perché ha un braccio solo? Pessimi. Vediamo l'album di Drago Davide. È pessimo. Frederick 96 India, stavo dicendo un'altra cosa. Da cosa si capisce India? Scusa, questo l'ho proprio tralasciato. La scritta "guarda" che gli va nella faccia di Fede. Il ritorno dei Poketubers non succederà mai. Chi è quello nudo, Axo? Io ho fatto, cercato di fare pure il vecchio logo stile YouTube. Ah, bello, sì. Per siumare davanti a un video dei Pokémon devi essere proprio un average Poketuber fan. Di quelli proprio. Allora, facciamo combinazioni. Io questo ho tolto pure le mutande. Dai, troppo. Ancora meglio. E ovviamente mi ritorna una figura. Che cosa mi deve ritornare? Mamma mia, guarda che ragazzo rispettabile che è diventato adesso. Io non vi permetterò. Tutto questo si origina. Che ne pensi dei Digimon? Ma caggia panza. Boh, sì, mi piacciono. Non so che fare con questo. E si va. Allora, occhiale da gaming indossato. Album di Drarz. Io volevo fare delle tette, ma poi ho messo il sopra perché ho detto: dai, non siamo banali. Però poi me ne avete mandate due volte le tette, quindi. Vai, il plumaggio. Okay. A te piacciono i Pokémon sessuali. Vediamo intanto Drago Davide. Guarda, col cane che piscia. Sì, ma il fiore c'ha una hitbox devastante che fa cadere la pipì tutta perpendicolare giù. Ma ho detto impermeabile il fiore. Vediamo un po' Vediamo resta. Madonna santa. Questo è un Picasso. Album di Resta, vediamo un po'. Eccola. A me è arrivato, ovviamente. E io l'ho modificato così. Sai, queste figure falli che fanno divertire solo proprio i ragazzini sciocchi senza una logica. Vediamo da Drake. Sì, no, l'hai trasformato in palchia. Ha trasformato un pisello in palchia. Vediamo l'album di Da Drake. Come si è impegnato ancora di più. Come ci ha sorpreso ancora di più. Con un'anfora. Ecco, questo pure mi è arrivato. Tutte le cose sessuali a me. No, Gary di SpongeBob. Gary. Io invece cosa ho fatto? Golda! Da Drake, pensavi di essere l'unico a saper disegnare bene i Pokémon, eh? Ma ti rammento che sono stato vergine anche io. Proviamo un'ultima modalità. Facciamo replica. No. Dei disegni. Replica no. No, da Drake qua veramente rischi il linciaggio. Allora. Ma disegna cosa?
bel cesso visto dall'alto. Riuscite a sentire la puzza anche attraverso lo schermo? Più o meno questo è il risultato di quando vado io dopo che ho dormito 12 ore e vado a fare la prima della giornata. Questo sono io, eh? Sono io in spiaggia che troneggio. Cosa succede? Sento delle risate. No! Non ho finito! Facile questo. No! C'è troppo poco tempo! Basta, ora li faccio esattamente come li fate voi, perché quel tempo non basta cazzo mai! E allora mi avete rotto tutti i coglioni! Va bene così? Così c'è il tempo! Allora, album di Dlarz, si comincia! Ecco il mio cesso scambio. Vediamo il disegno di Leo. Sub to Dlarz, Drago Davide. Perché gli occhi? Cosa sta sparando poi? Detriti? Fantasia di Skanga proprio. Album di Resta. Eccomi qua. Ciaddone supremo confermato. Un uomo pene. Drago Davide. Va bene. Album di Drago Davide. Madonna! Guarda, io cosa sono riuscito a fare? Non ci ho avuto il tempo. Cioè, non ho manco finito di fargli l'anello. Sì, sì, avevo capito Arceus, però. Da così a così a così. La leggenda è Pokémon Arceus. Album di Leo. Prega la carpa magica. Madonna, guarda che bello con la carpa rossa. C'ha pure il mento a culetto. Ecco. Sempre peggio. Avete presente quando mettono quei post su Facebook? Questi sono i ritratti di quest'uomo che ha contratto l'Alzheimer. E questi sono i suoi ritratti nel tempo. E sono sempre peggio. Esatto. A posto. Questo era Gartic Phone.